Elena Morali a Striscia la Notizia. Ha violato le regole dell'isola. Striscia la Notizia, ancora una volta, ha deciso di mostrare al suo fedele pubblico un servizio tutto dedicato all'Isola dei Famosi, il reality più chiacchierato del momento. Dopo aver abbondantemente parlato di Francesco Monte e Alessia Marcuzzi, il TG satirico ha scelto di focalizzare le sue attenzioni anche su un'altra concorrente. Chi? Elena Morali. Il motivo è da ritrovare in alcune segnalazioni fatte dal pubblico di Canale 5. La fidanzata di Scintilla avrebbe portato con sé un telefono cellulare. Il dubbio è sorto poiché in uno dei tanti daytime mandati in onda, si noterebbe una strana protuberanza proveniente dai leggings della concorrente dell'Isola dei Famosi, che sembrerebbe essere proprio un telefono cellulare. Visto il cambio di giorno della messa in onda del reality, Elena Morali o la conduttrice del programma non hanno avuto modo di poter replicare alla bomba lanciata da Striscia la Notizia nel corso delle scorse ore. Molto probabilmente, visto l'atteggiamento adottato negli scorsi appuntamenti della trasmissione, Alessia potrebbe scegliere di ignorare l'ennesimo dubbio lanciato dal noto TG satirico e lasciare i telespettatori con il dubbio. Anche se il popolo del web non sembra essere completamente d'accordo con il programma, affermando che la Morali avrebbe nascosto nei pantaloni un semplicissimo microfono. Isola dei Famosi. Elena Morali ha un cellulare. Il servizio di Striscia Elena Morali, secondo quanto segnalato dai telespettatori di Striscia la Notizia, avrebbe portato con sé un cellulare sull'Isola dei Famosi. Se il dubbio lanciato dal famoso TG satirico dovesse rivelarsi vero, sarebbe l'ennesima violazione del regolamento a cui il pubblico di Canale 5 è stato costretto ad assistere. Alessia Marcuzzi, purtroppo, è stata la sventurata conduttrice di questa edizione, che è stata una delle più discusse di sempre a causa dello scandalo legato al Cannagate. Infatti, secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, l'Isola dei Famosi potrebbe ritornare su Rai 2 nel 2019. Elena Morali, intanto, dopo l'ultimo servizio di Striscia la Notizia, sembra aver preso il posto di Francesco Monte. Il motivo? Sul web non si fa altro che parlare di lei e del presunto telefono cellulare portato in Honduras, infrangendo così il regolamento imposto dal reality di Canale 5. Scintilla, famoso comico di Colorado e compagno di Elena da diversi anni, non ha ancora replicato sui social al dubbio lanciato dal TG satirico. Sarà vero? La Morali ha davvero con sé un telefono per restare in contatto con il mondo esterno?